io non è l'unico film che mi piacerebbe trasportare in teatro. L'idea che dopo da tanto tempo devi trovare le persone giuste che ti appoggiano a questa idea, in questo caso il produttore, trovare il regista giusto, lo scrittore, che parta da quell'idea lì, e qui dentro ci abbiamo messo un po' tante cose nuove, nostre, contemporanee, la crisi, il fatto che c'è uno stato punitivo per quello che riguarda le tasse e altre cose, io continuo a pensare, e non sono schierato politicamente, ma uno stato che ci punisce. E quindi insomma mettere, io credo che con la leggerezza si possa dire tutto, anzi arriva forse ancora di più la cosa. E quindi io ho proposto questa cosa ai produttori, il regista, ma sì certo che bello, si può fare, cioè, poi se il film in realtà è un film meraviglioso, si svolge tutto nella banca, quindi ho detto beh tutto sommato è abbastanza teatrale. Limitata la scenografia, potrebbe essere una cosa teatrale, e lo è diventata, devo dire con grande gioia nostra e anche del pubblico. Non neanche per colpa sua, un imprenditore abituato a vivere bene, che ha sempre pagato le tasse, che improvvisamente non ce la fa più, con la moglie che deve però andare in vacanza a Porto Cervo, a cose eccetera, i figli abituati in un certo modo, rovinato completamente, una persona normale cerca di reagire in un altro modo, va a chiedere un prestito alla banca, la banca subito glielo dà, certo, bisogna di qualcosa, gliela diamo. E però immaginavo una persona completamente distrutta dal punto di vista psicologico, magari preda un esaurimento nervoso, eccetera, eccetera, che improvvisamente prende una decisione folle, totalmente folle, supportato dal suo segretario, che è una figura veramente personale da Elio, divertentissima. E chissà, potrebbe anche succedere questo, non lo so, noi ce lo siamo immaginati. Però c'era anche un film, no? Con Michael Douglas, La giornata di ordinaria follia. Ogni tanto anch'io in macchina sogno di essere Schwarzenegger, primo che mi fa una roba potrebbe scendere e rovesciare la mano. L'istinto lì ce l'abbiamo noi, La differenza tra noi e le belve, che tra l'altro io conosco molto bene. È che noi riusciamo a controllare questo istinto, ma noi nasciamo con quell'istinto lì, anche noi. Come, insomma, la differenza è che a volte, ma non quasi sempre, riusciamo a controllarlo. Dunque, ci sono delle cose straordinarie. Amo molto Walter Chiari, che ha fatto delle cose in teatro, e io lo conosco molto bene perché ho lavorato con lui. E c'è un vasto repertorio cinematografico e teatrale da riscoprire, secondo me. Io quando feci l'Arte dell'Arancia, un anno fa, che fu un successo, devo dire, clamoroso, io sì, però, ma se una cosa funziona per anni, è perché chi l'ha scritto era un genio. Io una volta feci il signor Todde e con un amico tedeschi, che tutti sono convinti sia mio padre, non siamo neanche parenti, però è un uomo, un attore meraviglioso, leggevamo a tavola, anche però, dicevamo si ottolate, a un certo punto io mi voltai verso di lui e disse Gianrico, ma non si ride mai qua. Lui mi ha detto lascia fare i Goldoni. Io prendevo la prima risata e non ero ancora entrato in scena. Solo parlando di me il pubblico rideva. Poi quando entravo veniva il teatro. Ma non aveva funzione. L'unica cosa da fare è farla bene e non farla così tanto per farla. Che è citato pesantemente alla fine, non dico come perché è proprio un omaggio a due persone che erano alla fine in gabbia, senza via d'uscita apparentemente, come sono i poveri due disgraziati. E c'è un finale da star, pomeriggio e giorno da star, perché la figura di Brigitte, la sua Brigitte, vuole fare di noi delle star, come accade adesso in televisione, dove vanno persone che magari dal passato hanno trovato pulito, diventano personaggi, per cui oggi la popolarità non fa più differenza tra popolarità positiva, negativa, modelli positivi, negativi, popolari e basta. Quindi lei vede due disgraziati che fanno una cosa che non si deve fare, una rapina, però potrebbe vedere in loro la ragione del suo riscatto da giornalista fallita, no? E quindi da star, per cui io farò di voi due delle star.
Sì, no, si poteva tenere il titolo originale, naturalmente si può capire facilmente, perché sennò sembrava lo stesso film, invece naturalmente fa capire che ci si riferisce a quel film in modo diverso. Però era difficile, infatti ne abbiamo parlato a lungo, su quale potesse essere la trasposizione, quale parola mettere alla fine. Ne sono state ideate diverse e alla fine abbiamo deciso tutti per Star, perché c'erano anche altre soluzioni o troppo ridanciane o troppo volgari, e quindi alla fine tutti insieme, come poi il teatro si fa, perché è un lavoro di insieme. Credo sappiate tutti, siete gente di teatro anche voi, sappiate tutti che i grandi testi, quei veri testi, nascono dal rapporto con gli attori, con la compagnia. Chekhov leggeva le sue commedie, e ci sono le fotografie dove lui legge e intanto appunta quello che gli attori gli dicono e cambia a seconda delle necessità. È famosissimo, per chi ha studiato storia del teatro, l'Alfieri, che leggeva le sue tragedie a un pubblico di amici, e quando uno tossiva o spostava la gamba, lui metteva un segnetto vicino, perché voleva dire che quella cosa, quel momento, forse non era così ipnotizzante degli altri, e poi ci lavorava. Ecco, quindi noi questo abbiamo fatto, e questo rende sempre. Quando invece si viene da casa con la roba, ecco, questa fatela, comincia a diventare un po' più difficile. Cerchiamo di non far distrarre il pubblico. Fino a alla fine, in cui io, lui diceva, beh, insomma, fai l'imprenditore, quindi comunque nella vita qualcosa hai fatto, io dico, ma per carità, è stato tutto merito di mio padre, ha fatto tutto lui. Io ho trovato praticamente la pappa fatta, quindi quello che potevo fare io era solamente rovinare quello che aveva fatto mio padre. Sì, poi c'è anche, quindi sono molto critico nei confronti di me stesso. Anche una critica all'eccessivo consumismo, quasi. Ha una moglie naturalmente che vuole tutte le cose lussuose, eccetera, eccetera, io l'ho abituata a dargliele, anche i figli. Ho sbagliato parecchio. Alla fine è lui stesso uno che ha ricevuto e non ha saputo sfruttare. Assolutamente sì. Questa è l'abilità dell'autore, che dentro le risate veramente grasse, però mette dei motivi di riflessione su quello che ci è successo, ci sta succedendo. E forse è per questo che abbiamo questa bella risposta finale.